Finta numero 21. Attira e spingi. Andiamo a vedere come realizzare questa finta. Quando utilizzare questa finta? Step numero 1. Eseguire il movimento da fermo, sempre in corsetta sul posto. Iniziate ad eseguire l'esercizio in movimento, senza avversario e con il piede preferito. Step 3. Per allenare anche il vostro piede debole, tentate l'esercizio anche con il piede debole. Step 4. Provate l'esercizio con una sagoma o un avversario passivo. Step numero 5. Partita. Ora tocca a voi. Provate a dribblare in partita e fatemi sapere le vostre imprese. Ricordate che cos'è un dribbling? Se non lo ricordate, dovete rivedere questa puntata qui. L'aspetto fondamentale del dribbling è la finta. La finta non è altro che un'intenzione mascherata da un inganno.